Leonas, e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Dragon Ball versione Jap. Perché ragazzi, quest'oggi andiamo a vedere insieme tutte le news che sono arrivate ieri, per l'appunto, nella versione Jap di Dokkan Battle. Però, prima di iniziare ragazzi, io vi ricordo che oggi alle 15 in punto sul canale ci sarà un live pool sulle baci di Bardak e Lair nel Global. Mi raccomando boys, altre migliaia di Dragon Stone da spendere in quella baci, quindi mi raccomando, puntate la sveglia alle 15 in punto. E ovviamente anche se state facendo i compiti, fermatevi, andate in live, guardatevela tutta e poi continuate al termine di essa. Perché ragazzi, oggi non ci sarà, probabilmente non ci sarà l'episodio delle 17, ma ci sarà la live pool al posto di quelle video là. Comunque è una live importante, assolutamente conviene fare in questo modo. Quindi ragazzi, mi raccomando, per questo video cerchiamo di superare almeno i 180 like. Ragazzi, 180 like, lo so, ho sparato veramente alto. Però ragazzi, davvero, se superiamo questi like, quindi almeno se arriviamo a 180 like, ma se li superiamo ancora meglio, arriverà una live pool su Go Super Saiyan 4 Full Power, ovviamente anche sul Tanabata. Quindi ragazzi, davvero tanta roba, dipende tutto da voi. Volete quella live? Allora spolliciate, ovviamente iscrivetevi anche al canale, lasciate un bel like, un commentino qua sotto, condividete il video e soprattutto accendete anche la campanellina per non perdervi nessuna live e nessun video. E detto questo, andiamo subitissimo a vedere tutte le news. Questo video forse è uscito un po' in ritardo, perché sì, queste news sono uscite ieri, per me oggi, ma per voi ieri. Però ho detto va bene, tanti me l'hanno chiesto ormai da giorni di fare questo video, o perlomeno di dire effettivamente, di spiegare tutte le news. Ed eccomi qua ragazzi, come vediamo c'è un evento abbastanza carino, una celebrazione abbastanza carina, che è questa qua in alto ragazzi. Ovviamente un raggruppamento diciamo di eventi che devono uscire nel corso dei giorni, e alcuni sono già usciti. Ma ragazzi, direi di partire con quello sotto, che è esattamente questo ragazzi, le special mission ragazzi, eccole qua. Ovviamente anche queste sono introdotte nella news sopra di essa, però comunque ragazzi, queste sono le nuove missioni aggiunte. Come possiamo vedere, diciamo, possiamo ottenere alcune stone, in totale 5, perché 3 qui e 2 di sotto, quindi non sono tantissime, però 5 stone magari ci fanno scudare una singola fortunata, magari anche su Metacura, e quindi magari ce la possiamo portare a casa, come feci io in live, che con quella singola fortunata ho scudato Metacura. Quindi ragazzi, davvero tanta roba. Come vedete otteniamo anche degli Incredible Gems, otteniamo dei Funky Kai e anche ovviamente dei Old Kai, quindi tantissima roba. Ovviamente non sono premi così sostanziosi, però assolutamente non sono da buttare via, perché un Kai può fare la differenza, assolutamente, anche i Funky Kai davvero ho constatato che a volte danno più loro che gli Old Kai, davvero, una cosa, forse è un bug, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi ragazzi, queste sono le special mission, ovviamente non sto qui a dirvi
cosa dobbiamo fare, perché alcune le possiamo già vedere da noi, spendere 100 di stamina, 200 e così via. Poi le altre dobbiamo vederle meglio, perché sono in giapponese e io in giapponese non lo leggo giustamente. Poi ragazzi, direi di andare un po' in basso. Come vediamo sono tornati alcuni eventi. Questi, ve l'ho detto, sono già nella lista in alto, però sono già usciti praticamente insieme all'uscita stessa di quella news, di quella celebrazione. E ragazzi, eccolo qua, questa è una cosa molto importante, perché come andiamo a vedere adesso nel Baba, forse, da quanto credo io, c'è anche il New, possiamo prendere altre copie di questo Vegit. Andiamo subitissimo a vedere, credo ovviamente con altre Incredible Gems. Allora andiamo qua dell'Incredible, ed ecco qua ragazzi, come vediamo, con 777, con 1000 e con 1500 prendiamo altre tre copie. Quindi sì ragazzi, possiamo prendere queste Incredible Gems. Quindi diciamo che non serve più andarle a prendere con le medaglie di una volta, con queste qua, ma adesso possiamo prendere anche con l'Incredible Gems. Non tantissime, ovviamente. Se partite subito con queste qua, potete portarlo all'Ability 2, non di più, Vegeta LR, Vegeta Blue LR. Però assolutamente ragazzi, davvero, è una cosa molto molto importante. Ovviamente se l'avete già full Ability non serve a niente ed è normale, cioè che ve ne fate di un altro. Al massimo ne prendete uno, lo portate a full Ability anche grazie a queste altre medaglie, farmandone delle altre se è possibile. Però... dai, non è che serve, al massimo lo portate a tour e lo utilizzate a tour, ma davvero non ha assolutamente senso fare una cosa del genere. Quindi torniamo subitissimo qua, per appunto, no scusate, non nelle mission ma nelle news, perché volevo andare a vedere insieme a voi effettivamente questa celebrazione cosa porta, perché fino adesso abbiamo parlato di tutti gli eventi, ma diciamo quelli separati, anche se alla fine sono tutti riconducibili a questa celebrazione. Clicchiamo more e guardiamo un po' ragazzi. Allora, partiamo subitissimo con quei due eventi che abbiamo visto poco fa, che sono arrivati oggi stesso per voi, ieri, nel Jap, tranquillamente. Ovviamente torna l'evento di questo qua di Migate, che possiamo farmare un botto di stone, e torna, anzi no, arriva questo evento ragazzi, che andiamo subitissimo a vedere insieme. È un evento comunque dove è possibile farmare alcune stone. Non lo so se è già uscito, ma con tutta probabilità sì. Guardiamo un po'. O forse no, forse devo uscire. Guardiamo. Raga, credo che devo uscire. Ok, deve uscire nel Jap, quindi speravo che ci fosse di già. A parte no ragazzi, quello non è un evento, scusate, ho fatto un mega fail, perché sono nelle special mission, cioè l'ho letto poco fa. Vedete, questa è proprio la mia memoria, che non ricordo le cose che ho fatto pochissimo fa. E in pratica ragazzi era questo. Questo è uno dei due, che erano le special mission, non è nessun evento farmabile, scusatemi. L'evento farmabile è quello per appunto di Goku e Jiren. Adesso se la connessione ce lo permette, vorrei vedere effettivamente insieme a voi tutte le varie immagini, perché capiamo molto meglio rispetto a quello che c'è scritto in giapponese. Dai connessione, ti supplico. E niente raga, mega fail in video, ma vabbè. Voglio 700 like per questo, 700 like, no dai sto scherzando. Ecco tornata la connessione, torna l'evento di Migate, come abbiamo visto subitissimo, poi, anzi subito pochissimo fa, che bel italiano. È tornato anche quest'altro story event, quindi ragazzi davvero tante cose sono tornate. Possiamo farmare il Goku fisico, il Goku ultra istinto fisico, possiamo farmare tante altre belle cose ragazzi, quindi davvero tantissima roba. Torna lo story event di Ciampa, o per meglio dire è già tornato insieme a tutti questi altri, sono già tornati. Torna anche lo story event di questo qua che non mi ricorderò mai, poi mai il nome. Ragazzi, alcune sono veramente story event inutili, davvero inutili. Però ragazzi, direi, torna anche questo, quello per farmare il cura int, niente di che, davvero niente di che. Però ragazzi, qual è la news, qual è l'evento più, diciamo, utile a noi player? Questo qua ragazzi, questo qua di Bulma Peppy Gals, ragazzi, è veramente una bomba questa Bulma. Io nel Global ce l'ho full ability, e tra l'altro per sbaglio ce n'ho anche un'altra a 2R, non a tour ma a 2R, sempre full ability, così tanto per. E ragazzi, è veramente veramente utile, è un, diciamo, un tour free to play veramente veramente utile. Mi raccomando ragazzi, se la dovete farmare, farmatela il prima possibile davvero, perché conviene veramente veramente tanto. È uno dei personaggi free to play forse ultimamente meno utilizzati, però davvero è davvero utile, assolutamente. Io nel Global ce l'ho, purtroppo vi ripeto ormai non si utilizza quasi più, però sicuramente da tenere nel box ragazzi, assolutamente. Si gioca molto spesso anche nel Super Tech, a me piace nel Super Tech perché sì ragazzi è tech. Andiamo a vedere insieme brevemente il suo evento, che è tornato, credo che sia già tornato.
Adesso controlliamo meglio insieme. Dovrebbe essere nei growth, se non mi sbaglio. Forse mi sbaglio come sempre, però guardiamo un po'. Ok, non è nei growth, ma è esattamente di qua, giusto? Eccola qua, ragazzi. Bulma, come vedete, io devo farmarla qua nel Jap, ma non credo di farmarla perché il Jap per il momento è un secondo account, una seconda versione. La mia principale resta per adesso il Global, quindi non credo di star lì a farmarmela ancora. Però ragazzi, guardiamo un po', eccola qua, questa è quella SSR e questa è quella a tour. Quindi ragazzi, davvero un personaggio utile, davvero mi raccomando farmatelo. E niente di più ragazzi, è un, diciamo, uno story event, per così dire story event, davvero utile. Mi raccomando farmatela boys, davvero farmatela, perché è un personaggio free to play decisamente utile. Davvero utile, forse uno dei più utili davvero che sono usciti, che sono tornati nell'ultimo periodo, soprattutto nel Jap, davvero. Quindi questa, diciamo, è la news più croccante, veramente più importante di tutte le altre, perché sì ragazzi, alla fine questa celebrazione è soltanto un ritorno di Story Event, niente di più. Davvero, niente di più. Alla fine sono state annunciate altre cose che qua non sono presenti, però alla fine possiamo magari anche andare a vederlo se sono già state introdotte qua nel game oppure no. Guardiamo un po', Docker Awaken, no, ancora non sono state introdotte, e mi riferisco ragazzi alle versioni tour per appunto di alcuni personaggi che fanno parte della categoria Peppy Girls. Quindi alcuni di quelli non ricordo sinceramente chi sono e quali andranno a tour e quando, però sappiate che alcuni personaggi andranno a tour riguardante la categoria del Peppy Girls. Quindi stiamo parlando per esempio proprio così alla larga di Kiki, di Bulma, di quelle là, quindi delle ragazze per quanto riguarda quella categoria delle Peppy Girls andranno a tour. Quindi ancora non, come vedete qua, non c'è niente riferito a questa cosa, però assolutamente ragazzi è una news molto importante che, anche se non è presente qua, ho preferito dirlo assolutamente. Quindi ragazzi, per oggi tutte le news sono finite, assolutamente termina qua il tutto. Ovviamente abbiamo anche queste altre celebrazioni, così, che più che celebrazioni sono soltanto oddio, magari se mi fa vedere qualche immagine sarei più felice. Magari sono riferite al login bonus, a dei login bonus, ci sta assolutamente, e questi magari sono riferiti a quei 5 ticket che danno dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica esce la batch su Cupularci. Quindi diciamo che ogni giorno ragazzi, ve lo dico in parole povere, ci regalano un ticket, questo ticket che vedete qua in basso, al sesto giorno, quindi sabato e domenica uscirà una batch dove potremmo trovare l'LR in quella batch. Quindi sì, praticamente sono ticket con possibili sculate per quanto riguarda l'LR, quindi vabbè, possibili sculate, ma sappiamo che la maggior parte di noi non sculerà mai. Quindi sì, ticket uno al giorno, e alla fine per appunto ce ne danno 5, e sabato e domenica uscirà una batch dove possiamo curare quei 5 ticket che ci daranno 5 personaggi. Non c'è l'SSR garantito, e tra quei 5 personaggi possiamo sculare un LR. Quindi ragazzi, niente di più, niente di meno, carina come cosa, ma non così devastante, assolutamente. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vivamente di esservi stato d'aiuto per tutte le news riguardanti il Jap, davvero. Ragazzi, vi ricordo che oggi alle 15 in punto ci sarà una live sul canale, sicuramente sarà già programmata su di esso sul canale, quindi mi raccomando, sicuramente la starete già vedendo. Lasciate un bel like a questo video, vi ricordo i 180 like per questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, un commentino qua sotto, condividete il video. E detto questo, let's go boys! E ciao a tutti!